webinar gratuito di Trips Community, dov'è? Ecco qua, dedicato alla creazione della vostra mailing list. Allora, la motivazione per la quale facciamo questo webinar, in realtà sono varie motivazioni. Intanto perché, bene o male, chi di noi è entrato in questo mercato grazie, diciamo, alla rivoluzione di Airbnb, si è trovato da un giorno all'altro imprenditore, spesso magari senza sapere esattamente cosa voglia dire imprenditore. E la caratteristica principale dell'imprenditore è che quando lavora, guadagna qualcosa, però si crea anche un asset. Mi spiego, se hai un lavoro dipendente e guadagni uno stipendio a fine mese, è tutto ciò che guadagni, oltre ovviamente all'esperienza che ti fai. Se sei imprenditore, oltre a guadagnare ogni mese per far stare in piedi l'azienda e per pagarti uno stipendio, crei un asset, cioè crei qualcosa che poi in teoria potresti vendere. Ora, questo non sta succedendo molto, in particolare con i piccoli host, perché c'è un dietro le quinte, c'è da parte dei portali la volontà di non permetterci di crearci il nostro asset e di diventare indipendenti. In particolare l'asset delle mail, cioè noi possiamo accogliere 1.000 clienti negli anni di lavoro con Leotta e non avere in mano una mail di un cliente. Se non facciamo nulla, è così. Può sembrare una cosa relativamente importante, in realtà è fondamentale perché ci differenzia appunto dall'essere completamente dipendenti da Leotta all'essere liberi. Questo è il primo motivo. Cosa possiamo fare con una mailing list? Con una mailing list potremmo, per esempio, fare un lavoro di disintermediazione. Voi avete sentito parlare della disintermediazione, che vuol dire in pratica prendere i nostri clienti in maniera diretta, permettere ai nostri clienti di saltare Leotta e di prenotare direttamente, sia per risparmiare sia per guadagnare di più noi. Questo non lo puoi fare se non hai contatto con i clienti. Il tuo cliente che è venuto in Airbnb, Booking o altri portali, non lo puoi più ricontattare. A volte, in maniera così un po' automatica, ci troviamo in mano i telefoni di queste persone, raramente le mail, ok? La verità è che oggi la mail è il sistema più efficace per ricontattare i nostri clienti. Nemmeno avere una pagina Facebook è così efficace, perché se hai una pagina Facebook e scrivi un messaggio, Facebook, che è piattaforma, non lo fa vedere a tutti, lo fa vedere a una piccola percentuale e spesso il resto ti suggerisce di pagare per raggiungerli. Stessa cosa per qualsiasi altro social. La mail è l'unico sistema decentralizzato, cioè peer-to-peer, la mia mail, la tua mail, non ci sono piattaforme di mezzo, c'è un protocollo, cioè c'è un sistema che le fa funzionare e nessuno controlla che queste mail se possano o non essere consegnate. Non dobbiamo pagare l'azienda email, che non esiste, per chiedere il permesso di contattare le persone. Sono nostre, sono in mano nostra. Ovviamente se sì, la persona, il nostro cliente, ce le ha date in maniera, diciamo, consensuale. E oggi impareremo a fare questo, impareremo a chiedere ai nostri clienti i loro indirizzi email per in futuro poterli utilizzare. Un terzo utilizzo, per quello che lo facciamo all'interno di Trips, questo webinar, è quando Trips sarà pronto, potrete contattare i vostri clienti e dire: guarda, la prossima volta prenota direttamente in Trips, invece che andare nella OTA, perché Trips, rispetto alla disintermediazione come concetto, avrebbe un vantaggio, cioè quello di essere più facile. Mettere in piedi un processo di prenotazione dirette è molto difficile, devi avere un sito, devi avere un booking engine, costa soldi, devi mantenere questi software. Il cliente poi spesso non si fida a prenotare direttamente, anche se ti conosce, perché magari è non è il tuo cliente, ma un amico, eccetera, eccetera. Trips è una specie di disintermediazione organizzata, tu ricevi prenotazione direttamente, ha un costo del 5%, ma spesso questo 5% è inferiore al costo di gestire te direttamente un sistema di disintermediazione. Questo non è per dire che non vada bene il book direct, le prenotazioni dirette, semplicemente stiamo andando in una direzione nella quale sarà un sistema nuovo che va ad affiancarsi
alle prenotazioni dirette. Quindi diventa ancora più importante e prezioso avere le mail dei nostri clienti. Ultima cosa, per le motivazioni per le quali ha senso avere queste mail, è che potreste vendere la vostra attività un giorno a qualcuno, dire: guarda, non solo ho gli annunci e le recensioni, ma ho anche 500, 300, 1000 email di clienti di ritorno. Okay? Queste per le motivazioni. Allora, dall'anno scorso c'è una nuova legge europea che serve a proteggere i nostri dati, che funzioni o meno è abbastanza indifferente, però è importante sapere che questa legge, cioè il GDPR, ci obbliga a utilizzare dei sistemi legali per raccogliere le mail dei clienti. E noi, attraverso quello che faremo oggi, lo faremo in maniera perfettamente legale, scusate. Allora, vi anticipo, perché questo webinar è gratis, ma io vi piazzo un po' di pubblicità stesso, e volevo testare, vediamo qua il call to action, vediamo se funziona. Fatemi fare un test, che è una cosa nuova. Eccolo qua, vediamo se è saltato qualcosa. No, non gli va l'indirizzo. Io non gli va l'indirizzo. E allora lascio, ma ecco, ha fatto, funziona. Allora, con Trips c'è la possibilità, da un mesetto a questa parte, di contribuire al progetto senza entrare in discorsi di crowdfunding, quota, eccetera, con una piccola quota mensile che parte da più o meno 1 euro al mese e avere in cambio accesso a tutti i video che facciamo un mese prima degli altri. Io ve lo condivido qua anche per testare come funziona questa cosa. E non è ovviamente obbligatorio, è una cosa che fa piacere perché ci dà un supporto anche morale per quello che stiamo facendo. Dovreste vedere un bottone, se vi interessa, grazie mille in anticipo, potete fare quella cosa lì. Allora, andiamo avanti. Cominciamo con il software. Noi questa cosa della raccolta email dei clienti la faremo utilizzando un software. In questo caso ho scelto MailChimp, poi non serve che segnate, vi darò tutti i link necessari. E che ha la caratteristica di essere gratis fino a 2000 indirizzi email, che quindi copre praticamente tutti gli host, insomma, anche molti property manager. Ci sono vari sistemi, in realtà non uso neanche questo, ne uso un altro, però costa, quindi vi spiego MailChimp. Quindi avete un limite di 2000 indirizzi email e poi vedremo esattamente quanti, parecchie migliaia di mail spedite al mese. Ci state sicuramente dentro in maniera completamente gratuita. Ok? Adesso vi giro il link e ve lo giro nella chat. Se non vi funziona, potete cercarlo in Google. Allora, questo è un link affiliato. Io cosa ricevo se diventate clienti paganti? Cioè, non ricevo soldi, ricevo un credito per utilizzare MailChimp, che però in realtà non utilizzo perché ne uso un altro. Comunque, eccolo qua il link. Se non doveste riuscire a cliccarlo, il software si chiama MailChimp, adesso lo vedrete a schermo, dovrebbe apparirvi a schermo, intanto faccio le verifiche, screen sharing, perfetto, è in inglese, d'altra parte non potete fare lavori di mailing su clienti solo in italiano, perché bene o male i clienti sono sempre sempre ci si comunica in inglese. Ok, e quindi qui abbiamo una schermata, non guardate tutto quello che succede, andate direttamente sul bottone in alto a destra, quello in colore più o meno blu, con scritto Sign up free, e vi chiede la mail, uno username e una password. Ve lo faccio fare. E sicuramente si può fare questa cosa anche dal cellulare. Credo sia abbastanza scomodo fare un discorso di mailing da cellulare, quindi vi ci vuole il computer. Se siete al telefono adesso, limitatevi a capire le cose di base, poi lo fate da soli, insomma. Io ho già un account per cui non farò questa operazione. Vi invito appunto a inserire la vostra mail, un username e creare una password e andare avanti.
Poi aspetto che mi diate conferma di essere entrati nel sistema. Io intanto apro il mio account, che è un account vecchio che usavo per Tripluca, è un po' che non mando mail. Dovrei essere dentro. Non ti si attiva Get Started, Carmela. Cioè, schiacci il bottone e non funziona. Cos'era Get Started? Get Started era quello sotto. Forse la mail non va bene. Forse, scusami, forse non va bene la password. Prova a vedere che errore ti dà. Forse non hai una password. Vuol dire che c'è qualcosa che non va. Aspetta che torniamo indietro. Vediamo se riesco a replicare il problema di Carmela. Anche a me sta rompendo le scatole, non mi fa entrare. Vediamo se mi fa fare logout intanto. Ah, oh, ho messo la sua password suggerita. Ah, funziona, perfetto. Vai, allora andiamo avanti. Io intanto devo recuperare una mail. Per chi mi ha mandato il codice via mail, non me lo manda. Un attimo, che mi recupero sta mail. Ah, perché sto usando un browser nuovo. Tanto vi lascio andare avanti. Segnalatemi quando siete riusciti ad entrare. Ti sto facendo una cretinata, dovevo farlo da qua. Perfetto, Cristina. Ottimo, Teresita. Non so se vi chiede di controllare la mail con un link. A me sta succedendo perché non ho un account vecchio, quindi mi sta facendo una verifica in più. MailChimp account. Ecco il codice. Codice, se non credo che voi lo domandi, insomma, adesso vado qui, mi domando il codice, io lo inserisco. Marino fatto, perfetto. Non so se vedrete una schermata simile alla mia, aspetto ancora un minuto perché non è detto che la mail vi sia arrivata subito. Perfetto, lo schermo che vedete è quello e via. Aspettiamo un minuto. Ok, allora, intanto che andate avanti, parlo e non faccio nulla a schermo così chi è rimasto indietro può recuperare. Allora, come funziona, diciamo, la procedura per arrivare a poter fare delle mailing ai propri clienti? Prima vanno raccolte le mail, giusto? Come si raccolgono le mail? C'è il cliente davanti che ha prenotato via Airbnb o Booking o altro, gliela puoi chiedere durante la prenotazione, cioè all'interno della prenotazione. Un metodo può essere: senti, dammi anche la tua mail perché a volte non ho accesso ad Airbnb. Questo funziona sempre meno, però può essere fatto, basta aggiungerlo ai vostri testi pronti. Alcuni ve la lasciano in quel caso lì. Perché sempre di più la gente sta capendo che conviene restare dentro Airbnb o Booking o la OTA, perché poi se ci sono problemi almeno c'è la prova. Se tu fai qualcosa fuori, anche noi host in realtà dobbiamo stare attenti a non comunicare fuori, poi non sei protetto. Quindi insomma, qualcuno lascia, qualcuno no. Detto questo, raccolta la mail in quel modo, non puoi inserire la tua database, devi mandare una mail comunque al cliente dicendo per cortesia iscriviti alla mia mailing list. Quindi non è il massimo, però l'idea, secondo me, migliore è fare tutte queste cose, poi da una parte raccogli un po', dall'altra un po', e alla fine
il numero maggiore di mail possibile. Un altro modo è il cliente fisicamente all'arrivo o alla partenza lasciargli un foglio dedicato, questo non, ve lo, non è che lo prepariamo oggi, ma insomma capirete cosa scriverci, e chiedere cortesemente di scrivere a mano la mail, cercare il GDPR, quindi i fogli stampati, e poi con quello a mano inserite nella vostra mailing list. E oggi vi spiego gli altri sistemi, diciamo, online. Ok, bon, allora andiamo avanti. Quindi ricapitolando, chiedere la mail dalla comunicazione dentro la OTA o lasciare un foglio che possono riempire a mano. Oppure andiamo sul bottone in alto a destra, Create, sempre quello verde. Ok. Mi vengono in mente cose, le dico subito, se no poi le dimentico. Raccogliere le mail si possono raccogliere come si vogliono. Per mandarle servono questi sistemi. Se voi mandate la vostra mail in copia nascosta a 50 persone o in copia CC a 50 persone o a 100 persone, fate un danno enorme sia alla vostra mail, al vostro indirizzo mail, che a chi le riceve potrebbe tranquillamente vedere quelle degli altri, specialmente se avete fatto CC. Insomma, non funziona. Mailing si fa con i sistemi di mail come questo perché usano dei server puliti e il numero di mail consegnate è molto più alto rispetto a quelle che fate voi che andrebbero a finire in spam. Quindi assolutamente non mandate email dal vostro Gmail, dal vostro Outlook, Thunderbird, eccetera. Mail singole sì, potete mandare la mail a una persona, ma non mail collettive. Ormai la mail è molto delicata sotto questo aspetto, vanno usati questi sistemi. Per fortuna, ripeto, è gratuito, per cui possiamo tranquillamente farlo. Allora, un primo modo è di dire al cliente: vai su questa pagina, ok? Lo puoi mandare, poi vediamo come mandarlo su questa pagina. E da questa pagina fai la registrazione, la subscription alla mia lista. Quindi avrete un link da condividere, poi lo potrete condividere in tutti i modi che volete. Un modo può essere mandando una mail al cliente che te l'ha lasciata per iscritto, che te l'ha lasciata dentro la OTA. Un modo può essere fare un QR code, presente, poi vi spiego come farlo. Ricordatemi se mi dimentico del QR code. E così il cliente, in particolare gli asiatici che lo usano di più, possono scansionare il QR code, vanno in questo link, mettono la loro mail, nome, accettano il GDPR. E li avete registrati, ok? Oppure se avete poi un sito vostro, si può tranquillamente integrare un sistema di mailing. Adesso vediamo una cosa alla volta. Allora, cominciamo con la landing page, è il terzo partendo dall'alto, il simbolo è un quadrato con un cuoricino dentro. Intanto vi confermo che siamo in 33, come dicevo, un terzo. Quindi no, ho avuto webinar più affollati. Allora, clicchiamo sul landing page. Benissimo. Allora, gli diamo un nome, lo possiamo chiamare mailing, chiamiamolo newsletter, ma vediamo poi. Mailing list e poi magari il nome dell'appartamento vostro o il nome dell'azienda vostra. Ok, e qua a me viene Tripluca. A voi forse non so cosa viene a voi, mi potete dire cosa vedete? Perché io probabilmente ho una lista che si chiama Tripluca. Adesso avrei dovuto fare da un nuovo account per vedere quello che vedete voi. Mi dite cosa vedete sotto nella seconda sezione, nome account. Ok, ed è vuoto? Dateci un nome, magari il vostro nome, nome dell'attività. Ok, va bene, ok, andate pure avanti col nome. Io potrei fare select an audience, però non le ho le audience, quindi triplo. Ok, mi confermate
cosa succede a voi una volta che avete cliccato lì. Antonella, se ti sei persa, scrivici a che punto sei e vediamo se riusciamo a recuperare. Ok, quindi mandava il nome di prima, perfetto, ok. Allora, qui dovrebbe darvi una serie di template. Stiamo creando una pagina in pratica, no? Un'URL dove mandare la gente. All'URL, quindi all'indirizzo internet, apparirà poi una pagina. E qui, senza... Io sceglierei il menu che si chiama Grow Your List. Perché è quello che vogliamo fare. Antonella, sono a Lezio Marketing Path. Non ho idea di cosa sia quella pagina, purtroppo. Non l'ho vista. Se qualcuno ha visto la stessa cosa, può dare una mano a Antonella dicendo cosa fare. Secondo me hai... Sei da qualche parte. Salta, salta. Ok, vai. Allora, ripeto, scegliamo Grow Your List. Tranquillo Massimo, allora, è normale che si rimanga indietro o non si riesca a seguire. Come dicevo, poi ci sarà un video, se tutto funziona bene, ci sarà un video a disposizione, altrimenti l'importante è capire come funziona. Poi ci si torna dentro e si fa con calma, ok? Quindi clicchiamo su Grow Your List. Per chi arriva in ritardo, se andate nella chat, trovate dei link da cliccare, in questo caso uno solo per il momento, dove si inizia. Ci si registra e si crea il proprio account. Allora, voi qua vedete una pagina con scritto logo, poi un po' di cose in inglese. Questa è la pagina che andremo a presentare ai clienti, ok? Se avete un logo, lo caricate. Vediamo se ne posso creare uno io. Clicco sulla modifica, non ho loghi, quindi mi farà, suppongo, trovare dei loghi, io qua non ne ho, faccio upload, vado a cercare un logo, proviamo il logo di Trips, ok, loghi. Io qua ho vari loghi di Trips, vediamo se ce n'è uno piccolino, semplice, eccolo qua. Ok, guarda, la T di Trips. Voi potete caricare un altro logo. Eccolo qua, sta caricando. Il template da selezionare è Grow Your List, il penultimo in basso a sinistra. Potete sceglierne anche altri, solo che mi pare il più adatto e anche pulito. Allora, ho creato il logo, lo seleziono cliccandoci sopra. In alto a destra c'è scritto Insert, quindi vedete, ho cliccato il logo che si è selezionato. Potete anche saltare il logo, ragazzi, questo non è fondamentale, anzi. Poi Insert e ho inserito il mio logo, che è troppo grande, nella pagina. Adesso faccio una cosa che magari a voi non serve, faccio Edit e lo rimpicciolisco che è immenso. Il comando per selezionare i loghi è in alto a destra il segno di modifica e poi c'è upload. Eccolo qua, resize. Lo metto a 200x200. Vabbè, questo non è importante, tanto lo faccio così, intanto recuperate chi è rimasto indietro, recupera. Lo salvo, eccolo qua, me l'ha rimpicciolito, perfetto. Quindi riandiamo sul logo. Sempre nella schermata, in alto a destra c'è un simbolo di un'icona di Edit Block, modifica, lo clicco, mi apre una pagina nuova. Non me la apre più. Ok,
Ah no, 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 scusate, si va a destra, dove adesso vedete il logo mio, Edit, ecco, e vi apre una pagina dove, no, io ormai l'ho fatto, non me lo fa più fare, ah scusate, Replace, eccolo lì. Allora, Replace, e ti apre una pagina con i file, in alto a destra c'è Upload, e lì carichi, cerchi nel computer un logo e lo carichi. Non serve che lo facciate adesso, che ci mettete tanto, che era per farvi vedere come funziona. Qua ci si mette un titolo, cliccando sempre su modifica, e dopo aver cliccato su modifica, cosa vedo? Vedo a destra il testo che cambio. Allora, potrei scrivere, scrivo una stupidata, poi dovete pensare voi cosa scrivere. Let's stay in touch. Okay, vedete che ho messo un titolo nuovo, Let's Stay in Touch. Clicco Save and Close in basso a sinistra, scusate, a destra. Attenzione che lui si salva da solo in realtà, non è che sia necessario, però. E poi c'ho del testo e potrei scrivere, poi magari vi copio i testi se vi piacciono, ma sono buttati lì al volo adesso, eh. Allora, io ho scritto questo testo, ripeto, me lo sono appena inventato, sicuramente va migliorato. Ho scritto in inglese, ogni tanto vorrei poterti contattare per farti sapere di grandi sconti e offerte, non lo farò più di 2 volte all'anno, promesso. Ora, qual è il discorso? Che io quando vado in un appartamento, un albergo, specialmente quegli alberghi, poi... Sì, ti copio il testo, allora... Poi vengo bombardato regolarmente di offerte su offerte su offerte, che a me non me ne può fregare di meno, perché tanto in quell'albergo quando ci torno, e mi è successo recentemente con gli NH Hotel, per esempio, e dopo un po' ti cancelli, perché insomma esagerano, non è che io viva, passi le mie giornate a voler dare gli NH Hotel, sono andato per sbaglio, è molta là. E quindi c'è un problema, c'è un concetto nelle mailing list, devi scrivere. Non devi scrivere troppo. Ok? D'altra parte, il tuo interesse sarebbe scrivere il più possibile, così ricordi le persone che ci sono. Va deciso da lui. Io credo che se vado in un appartamento, se mi scrivo una volta all'anno è già tanto, forse due. Ok? Poi, se è un posto dove vado spesso, è diverso. Quindi dovete proprio adattare al vostro mercato, ai vostri clienti, al vostro stile. E se volete fare i super avanzati, potreste anche mettere l'opzione quante volte vuoi essere contattato. Non lo farei, perché tanto uno mentre si registra non è che insomma abbia voglia di star lì a fare. Ogni opzione in più diminuisce il numero di persone che si registrano. Va tenuto molto semplice questa pagina. Vedete, infatti, qua c'è solo per la mail anche il nome. Potreste mettere anche il nome. Insomma, il minimo possibile, meno roba c'è da inserire, più è facile poi raccogliere email. D'altra parte, se dite massimo 2 volte all'anno, scrivete tre, potrebbe rompere. Anche lì, più scrivete, più avete ritorni, più scrivete, più la gente si cancella. L'obiettivo, secondo me, per chi ha un appartamento solo, è ricordare una volta all'anno che scrivete. Così che quando qualcuno viene nella vostra città, qualche amico viene nella vostra città, è più facile ritrovarvi, piuttosto che andarvi a cercare in Airbnb o Booking. E chi invece ha una struttura un po' più grande, con più appartamenti, è crearsi una clientela diretta, che è molto importante, perché i margini sono sempre più ridotti. Ora, qua si potrebbe mettere anche il nome del cliente, io lo farei mettere, vediamo come si fa. Come si fa, come si fa, come si fa? Eccolo qua. Vedete? No, questo no.
schiacciando su più si duplica. Ah, eccolo qua, eccolo qua. È apparso quello che volevo far apparire, che non vedevo dov'è. Ah, save and close. Eccolo qua, scusate, non serviva questa operazione, che non lo vedevo. Allora, a destra vedete elementi da inserire. Datemi conferma che mi sentite, perché non vedo più chat e c'è sempre il panico di essere spariti dall'universo. Bene, grazie. Allora, qui a destra vedete una serie di elementi che possiamo inserire. Vediamo di cercare il nome. Questo punto è text. Allora lo trasciniamo. Un blocco di testo. No, non me lo fa style. No, è questo. Chiudiamo. L'email sicuramente. Eh sì, l'email è un blocco di testo. Eccolo qua. Content. Fantastico, vai. Lo facciamo così. Riproviamo. È testo. Email. Come dicevo, non uso questo per cui non lo conosco bene. Allora, lo trascino in mezzo qua. Facendo. Eccolo qua. Si va su Style. No, Settings. L'ho perso, cos'era? Fatto doppio per sbaglio. Cancello. Design può essere. Era in settings, no? Niente, me lo sono perso, non trovo più dove riesco a rendere questo un campo. Poi lo cercheremo magari, comunque il modo c'è. Questo è un link che mi spiega le cose. Content era. Vediamo riclicando sulla mail com'era. Era content, design. Eccolo qua, content. Ah, no, perché ho cliccato questo, non è questo. Vabbè, lasciamo perdere, non ce la faccio adesso al volo. Ok, abbiamo quindi creato questa pagina molto semplice. Butto via questo che l'avevo messo per sbaglio. Stiamo raccogliendo solo la mail in questo momento. Ok? Ci potrei aggiungere bottoni di pagamento, video, social. Ecco, là potreste metterci anche i social, magari email. Ok, grazie Alessandro. Email e poi content. Ok, sono su mail. E insomma, io voglio creare. Ah, hai visto? Boh. Grazie. Perfetto. E abbiamo la mail che è richiesta. Anche qua cosa. Grazie, Alessandro, mi hai salvato la vita. Quindi ho cliccato sul mail. Il blocco prevede già la possibilità di inserire il nome. Io stavo cercando un altro blocco. Adesso ho aggiunto la richiesta del nome e posso renderla obbligatoria o meno. Ok? Vedete voi, se la rendo obbligatoria cliccando quello, diventa obbligatoria. Posso cambiare il testo del bottone facendo per esempio così, vedete che cambia anche a sinistra. Poi il sistema automaticamente manderà una richiesta di conferma in modo da verificare che quell'indirizzo che è inserito sia esatto. Rosanna, tranquilla, se va tutto bene lo metto nella registrazione. Ciao ciao. Ok, perfetto. C'è anche il testo pronto, non c'è molto da fare, quindi io salvo. Fatto. Allora, abbiamo creato la pagina. Ovviamente possiamo fare tutto quello che vogliamo, possiamo aggiungere un sacco di elementi. Stiamo sul semplice per ora e andiamo avanti con Save and Close, un bottone in basso a destra, quindi MailChimp. Movimenti, bottoni di movimento avanti e indietro, sempre in basso. Lo clicco, mi ha salvato adesso questa pagina. Ripeto, è una pagina. Adesso mi dice cosa vuoi fare? Vuoi aggiungere un titolo a questa pagina? Va bene, diamogli un titolo. Lo chiamiamo Let's Stay in touch, questo non so neanche dove paia, ma insomma, intanto lo salviamo.
e poi lo andremo a modificare se c'è bisogno. Ok? Allora, adesso a che indirizzo facciamo andare questa pagina? Clicco su Add URL, avete visto a destra, o uso il dominio di MailChimp, che è quello già preselezionato. Vedete? https://mailchimp.mp. Poi c'è un codice, e poi posso metterci il mio nome, tipo Luca. Ok. Oppure, pagando, mi posso fare il mio dominio. Vediamo se me lo fa fare. No, dovrei collegare un dominio. Quindi per quelli un po' più tecnici, se avete già un vostro dominio internet, potete mettere questo URL a questo dominio. Credo sia abbastanza inutile, perché se avete già un dominio, ecco, diciamo, questo vale se avete un dominio ma non un sito, quindi avete comprato un dominio, non l'avete mai usato, potreste a questo dominio far apparire il vostro modulo di registrazione. Se avete un sito, basta inserire dopo, facciamo, se facciamo in tempo lo facciamo, basta inserirci la stessa cosa più o meno, ok? Andremo a creare un modulo di registrazione per il sito, però non è questa la casistica. Quindi io adesso mi creo un dominio di MailChimp che chiamo Luca, lo salvo. È tutto pronto, potrei modificare anche la pagina dopo che si sono registrati, però in questo momento vi lasciamo la stessa con scritto sotto ti sei registrato, non andrei a complicare le cose. Manca l'ultima parte, settings and tracking, ultima in basso, clicchiamo su edit e decidiamo. Vogliamo parola è tracking, cioè vogliamo vedere cosa fanno i clienti poi quando io li mando lì? Io direi sì, con MailChimp vediamo se la gente ha aperto quando gli mando il link se l'ha aperto. Se usate Facebook e conoscete Facebook Pixel, che non vi sto a spiegare, potete fare anche questo. E se usate Google Analytics, idem. Per ora facciamo solo MailChimp. Facciamo salva. Perfetto, io sarei pronto. Mi fermo un attimo, avete problemi? Quindi io ho creato, adesso devo cliccare su pubblica, su publish, io avrei creato il mio indirizzo internet, l'URL famoso, da condividere con i miei clienti. Ok, non vi sento, quindi vado su publish. E ho creato l'indirizzo, sì, io questo indirizzo ve lo condivido in modo che se volete testarlo, andando a questo indirizzo dovreste essere in grado, è un test, quindi non fatelo, o comunque fatelo per testare se volete, nessun problema, fatelo per testare quello che vedono i vostri clienti. Eccolo qua. Dovreste vedere una pagina, quella che abbiamo creato, con il logo, Let's Stay in Touch, un po' di testo, email, nome e Subscribe Now. Si vede che è di MailChimp perché è una versione gratuita. Se volete che sparisca MailChimp, dovreste usare quella a pagamento. Ecco qua. Sì, perfetto. Benissimo, Carmela. Se hai anche inserito, io avrei dovuto aver ricevuto una tua subscription, probabilmente ti è arrivata una mail di conferma per vedere che la mail sia giusta, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho creato questa pagina, ok? Benissimo, andiamo avanti. Ora questa pagina devo trovare un modo per condividerla. Come vi dicevo, andiamo a vedere un'altra cosa intanto. Quindi adesso c'ho l'URL, poi ho scoperto oggi che c'è questa cosa qui, postcard, che è una cosa simpatica. Credo di aver capito che se avete l'indirizzo di casa dei vostri clienti, ma dubito che ce l'abbiate, possiate mandargli delle mail, delle cartoline, semplicemente facendo online e pagando più o meno 1 euro all'una, ci pensano loro anche a spedirle. Vi suggerisco di darci un'occhiata, adesso non lo faremo perché è relativo.
Quando avrete 100 indirizzi mail, anche 10 indirizzi mail, e in questo caso però dovete raccogliere anche l'indirizzo di casa, quindi nel form che abbiamo fatto dite ti mando anche una cartolina ogni tanto, vi fate dare l'indirizzo di casa, poi è da vedere chi ve lo dà, e potrete mandargli una volta all'anno, per esempio, le cartoline per Natale, tutto automatizzato pagando MailChimp. Ok? Quindi questo volevo solo segnalarvelo. Allora, Cristina, page title necessario? Secondo me sì, se non lo metti, non credo che tu possa andare avanti. Non mi ricordo cosa avevo messo, ma metti qualsiasi cosa, metti mailing list, newsletter, let's keep in touch, eccetera, eccetera. Vado avanti perché sono già passati 40 minuti. Allora, questo è per chi ha un sito, ok? In particolare, non importa dove appare, Cristina, vedrai, tu fai e poi vedrai. Segui le istruzioni e poi vedrai, poi puoi tornare e se non ti piace lo puoi modificare, ok? Tanto adesso crei questa cosa e non è che nessuno la vede, quindi vai tranquilla. Ora, supponiamo che avete un sito, andate su, ripeto, create, sign up form, quindi è un modulo di subscription per chi ha il sito. Scegliete qua, a me dà di nuovo Trip Luca, voi dava altre cose. Ok. Qui avete una serie di funzioni, di opzioni che non andiamo a vedere tutte, ma di base avete che chiede nome, email, eventualmente nickname che io toglierei, ma insomma non importa. E i GDPR fields, cioè GDPR è già automatico. Ok, se mi rendo conto che nell'altro non ci aveva dato l'opzione GDPR, poi vediamo. Sicuramente da qualche parte c'è. Eccolo qua, va cliccato, torno indietro, così vi faccio vedere, c'è una cosa da fare. Allora, sempre nella creazione dei form, a un certo punto c'è GDPR Fields e c'è un link da cliccare, questo qua, Audience Name and Defaults, vi manda nei vostri settaggi e vi chiede di, se non è già fatto, forse il vostro account nuovo vi obbliga, di attivare i campi GDPR, ok? E poi si salva. Ovviamente non vi faccio vedere tutte le opzioni che ci siano. Partiamo da una cosa molto basica per farvi capire il concetto ed essere già funzionanti. Poi sì, questa è un'industria, cioè c'è gente che lo fa di lavoro, ok? Quindi torniamo indietro. Crea, create, sign up form. Quindi begin. Ok, qui mi dà una prima form molto basica con email, nome e nickname. Secondo me il nickname è inutile e da qualche parte si può cancellare. Io proverò a cliccare in alto invece di Classic Condensed, che vedete mi chiede solo la mail, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono vari tipi di form che possiamo avere, ok? Benissimo, siamo su. Sign up forms, classico. Ok. Poi, aspetta che mi sono perso, torniamo su embedded forms. Ripeto, questo che stiamo facendo adesso è per chi ha già un sito. Poi ti dà alla fine, molto semplicemente, un codice, eccolo qua, copy paste onto your site, un codice da copiare e incollare nel sito. In realtà, se voi usate WordPress, vi parlerò solo di WordPress adesso, è ancora più facile. Vediamo se mi fa entrare il nostro training. Perché ci sono dei plugin dedicati che vi rendono ancora più facile questa cosa. Okay? Vi faccio vedere al volo perché so che alcuni di voi hanno il sito. E la strada migliore per voi non è né la prima parte nella quale si creava
un'urla. Vediamo se mi fa collegare. Scusate un attimo, sto usando un browser che di solito non uso. La cosa migliore per voi è avere nel vostro sito l'URL, il form incorporato, embedded, e poi il link che darete sarà quello al vostro sito, tutto lì. Allora io, se, per chi di voi ha WordPress e sono più o meno simili le cose per altri sistemi, vado in plugin. Ora, chi di voi non ha WordPress, questa cosa non serve che la guardi, che vi manda un po' in, vi manda in crisi. Faccio aggiungi nuovo plugin. E vado a scaricarmi un plugin di MailChimp, ce ne sono una marea, non vi so consigliare quale, di solito si sceglie quello più utilizzato, e vedete che dove c'è la scimmietta sono tutti i plugin dedicati a questa azienda, a MailChimp, per integrare il sito che gira su WordPress a MailChimp. Quindi la gente entra nel vostro sito, si registra, e in automatico troverete i nuovi indirizzi email già dentro MailChimp, non dovete fare assolutamente niente. Conferma che sono vivo, per cortesia. Qualcuno? Scusate, chiedo ogni 10 minuti perché è perfetto, grazie Marino, perché capita a volte che sparisco, bruttissimo. E basta, quindi chiudiamo. Qua si installa, ma insomma, se avete WordPress o lo sapete fare, o lo fa qualcuno. Bene, abbiamo adesso creato un sistema o vari sistemi per catturare le mail dei clienti con ovviamente la loro approvazione. C'è anche il sistema di chiederlo, andare nelle vostre pagine Facebook, eccetera. Insomma, le cose di base le abbiamo coperte. Adesso che abbiamo una lista di mail, cioè noi non ce l'avete ancora. A un certo punto avrete 10 mail, 100 mail, quello che è, ci vorrà tempo perché se avete un cliente ogni giorno ci vorrà parecchio tempo. Andiamo a scrivere una mail alla nostra mailing list. Esatto, Stefania, è abbastanza difficile scrivere tutto live, farai il ripasso dopo e farai con calma. Allora, io ho cliccato su Create Campaign, ho cliccato prima su Campaign e poi Create Campaign. Oppure cliccando su Create, la stessa cosa. Noi dobbiamo arrivare a email. Lo vedete in alto a sinistra? Andiamo a creare una mail per i nostri clienti. Allora, le campagne, cosa sono le campagne? Sono una serie di mail che si mandano per un certo motivo. Questa io vi consiglio di cominciare con una campagna che è un po' quella di tenersi in contatto con i clienti, ok? Quindi la famosa mail o due all'anno. Poi magari farete delle campagne diverse che si chiamano offerta speciale, ok? Non ci sono regole, però diciamo che vi faccio vedere come si crea una mailing, quindi una mail che va a tante persone, con questo esempio qua, che può essere Keep in Touch. Scrivo Keep in Touch, clicco su Begin. Perfetto. E il sistema dice a chi mandi questa mail e vai ad aggiungere i destinatari. Io adesso qui ho una, vedete, vecchia mailing list che si chiama Tripluca con 61 persone iscritte e decido di scrivere a tutti. Potrei fare, ma non perdiamoci adesso, manda solo la mail ai nuovi, manda solo la mail a quelli che non hanno mai cliccato niente. Troppo complicata questa fase, quindi la mando a tutti. Sappiate, infatti il tip qui lo dice, è molto meglio in genere mandare mail molto dedicate alle persone giuste, quindi segmentare, ma voi avrete poche email e quindi segmentare. Io per esempio faccio così in modo che nel campo A, il campo 2, venga fuori il nome, il nome, qui nel dettaglio, salvo. Poi da chi arriva sta mail? Io la faccio arrivare dal mio indirizzo, a voi vi consiglierà appunto l'indirizzo, per l'indirizzo che avete inserito, o potete inserirne altri. Mi fermo un attimo, c'è una domanda interessante di Carmela.
Oddio, ero morto. Vabbè, sono morto poco, vero Alessandro? È scritto allo stesso minuto. Se c'è un automatismo per caricare la lista di mail da Excel, sì, c'è questo automatismo. Spesso che guardi 1.000 email o 10.000 email che ti sei, diciamo, hai raccolto in un altro modo, le importi, il sistema te le valuta perché loro fanno molta attenzione a non mandare mail spammose, quindi alcune te le cancellerà. E poi mandare una prima mail dicendo, se non hai avuto il permesso, dicendo ti mando questa mail che hai prenotato un mio appartamento, tanto meglio se quando importi anche la prenotazione, le date, il nome dell'appartamento, eccetera, posso scegliere la mailing list e una piccola percentuale, eccetera. Ma questo già, siamo già a un livello un po' più avanzato. Comunque sì, domanda ottima perché non è che per forza devi crearti la mailing list, puoi anche recuperare quelle che hai già, infatti vedo. Se io avessi già raccolto le mail di alcuni vecchi ospiti senza far sottoscrivere loro il GDPR, sono autorizzato a inviare una mail di questo genere utilizzando gli indirizzi che ho già. Allora, non è sempre finanza, a volte perché l'hai fatto prima che nascesse il GDPR. Quello che non puoi fare è mettere le mailing list e mandargli continuamente mail. Quello che puoi fare è chiedere permesso di aggiungere la mailing list. Poi area grigia, se tu le mandi una mail all'anno e comunque rispetti il GDPR dove io posso, io ricevo la mail, mi posso cancellare, ma allora si cancellano, ok? Non è che li stai tempestando di mail. Comunque sì, le mail che avete sono preziosissime e dovete recuperarle, ok? Quindi ho definito il nome e l'indirizzo email dal quale riceveranno la mia mail. E adesso vado a fare la mail. Metto un oggetto, scrivo una cretinata. Hi, how are you? Che non è proprio quello che conviene scrivere. Ci sono degli interi blog dove dicono quali sono i migliori oggetti delle mail. Io vi consiglio, state molto personali, state molto. Fate in modo che chi legge capisca che vi conosce, e si ricordi, ok? Vabbè, lì c'è anche un link che spiega come scrivere un buon oggetto. Poi c'è la possibilità di mettere un piccolo testo, che è quello che vedranno in anteprima. Potete mettere anche degli emoji, non so se convenga o no, io ho fatto dei test recentemente, non è che aumentasse molto l'efficacia. Vedo che qui non mi dà la possibilità di inserire il nome, quindi ciao Gigi, come stai? Ci sarà sicuramente. Salvo. E poi vado a disegnare questa mail, cioè a scrivere il contenuto della mail. Clicco su Design Email. Scelgo se voglio uno di questi template. C'è chi dice che conviene non fare template molto elaborati perché fanno molto corporate. Spesso una bella mail pulita con solo testo senza immagini è più efficace perché appare più che venga da una persona e non da un sistema automatico. E vedete voi, potete fare anche dei test. Allora, vi sconsiglio di fare test se non avete almeno 1.000 email perché non sono statisticamente rilevanti. Anche perché costa tempo fare i test. Siete molto personali e molto spontanei, insomma, poi chi legge le cose le percepisce. Vado a creare, vediamo se ci sono anche i temi. Ecco qui, se voglio fare una mail molto professional, posso scegliere uno di questi temi. Andiamo a scegliere uno molto basico, vado a scegliere il basico. Qui stiamo praticamente creando col drag and drop come se creassimo una pagina internet, in realtà stiamo creando una mail. La cosa più importante è il testo, quindi vi consiglio di scrivere il testo prima a parte, senza essere distratti dal design, e poi andare a inserirlo nel design. Tolgo via il logo, che non ho voglia di apparire corporate, testo, qua scrivo del testo, adesso non lo faccio perché ci metteremo tempo. Qui avete già pronti dei link ai social, quindi se avete dei social potete
potete inserirli. Lasciate queste cose qui, sono importanti, l'ultima parte, perché è obbligatorio per il GDPR dare la possibilità al cliente di cancellarsi, è fondamentale. Cioè, io ti mando una mail, ma se non ti do la possibilità di cancellarti, tu clicchi spam. E attenzione, se troppa gente percepisce come spam le vostre mail, MailChimp stesso vi chiude l'account, perché gli state rovinando la reputazione del loro IP, del loro servizio. Ok? Facciamo finta che ho scritto un testo, assolutamente nessuno di voi andrà a scrivere il testo, però un po' come prima, no? Clicco su Edit e mi appare a destra quello che posso fare. Hi, I miss you. Posso metterci delle mail, quindi salviamo qua. Posso, una cosa sola, vi metto l'immagine, perché magari potreste mettere l'immagine del vostro appartamento. Facciamo questo, vai così. Appena vedono l'immagine si ricordano. Qua non ho immagini di appartamenti, ci metto questa immagine qua. Ok, giusto per farvi vedere come funziona. Se qui avete l'immagine dell'appartamento, una persona che c'è stata se lo ricorda ed è più probabile che non la percepisca come una cosa spamosa. Ok? Vado avanti con Save and Close. È passata un'ora, quindi abbiamo praticamente finito. Poi vi lascio un po' di minuti per le domande. Adesso mi fa il riepilogo, la mando a questi 61 indirizzi, la mando dal mio nome e dalla mia mail, l'oggetto come stai, contenuto. Ok. E non me la fa mandare a me perché non ho, lui il sistema si rende conto che sto mandando una mail del cavolo, ok? Allora facciamo così. Così riusciamo a testare meglio, vai. Si è accorto che sto usando il loro template. Il loro testo, quindi non vuole che si mandi in giro. Quindi I miss you, mettiamoci un testo più credibile. I am doing an offer for the apartment you love so much. E poi potreste metterci un link, book here, con, anzi no, ci mettiamo un bottone, vai, così vi spiego anche il bottone. Salvo, bottone, dov'è bottone, vedete, lo metto qua. Nel bottone ci metto un indirizzo che magari è il mio sito, Airbnb, e poi ci metto un link. Anzi no, beh, scusate, potete usarlo anche per mandarli in Airbnb, eh? Però il mio sito, vabbè, sentite, facciamo così, Touch Community, così mi dà l'HTTPS, se no poi non funziona. Ok, ci metto l'indirizzo, qua scrivo Book Now, sono vivo? Major Tom, ok, vai, perfetto. Quindi ho creato un link. Non li mandiamo su Origin perché non è ancora pronto per, cioè non convertirebbe, la gente non prenoterebbe. Li potremmo in futuro mandarli sull'app di Origin, su Trips. Per me è assolutamente prematuro. Allora, il bottone, Alessandro, l'ho messo cliccando, trascinando il simbolo del bottone qui a destra nella seconda riga e l'ho trascinato, come vedi, sto trascinando qua. Adesso questo lo cancello e ho creato la mia mail, ok? Faccio save and close. Perfetto. E ovviamente non manderò la mail alla mia lista perché insomma non va bene. E col sistema gratuito ci sarà, come scrive qua, il footer della mail sarà scritto MailChimp. Se non volete che ci sia, dovete prendere esterno a pagamento. Vi sconsiglio esterno a pagamento almeno finché non l'avete preso mano. E questo non è importante, il campaign link. Poi altre cose che posso cercarvi con i social. Prima di mandare mi chiede ancora il tracking.
Vabbè, tutte cose che non sto a spiegarvi, che sono un po' troppo tecniche. Adesso potrei mandarlo, ok? Posso mandarlo adesso? No, Lorena, questo è MailChimp. Se tu hai GetResponse è diverso. Il GetResponse è a pagamento. È quello che uso io. Funziona diversamente, ma i concetti sono quelli. E allora posso mandarla subito o dire mandalo lunedì alle 8, anche lì cioè, ci sono orari migliori per mandare le mail, ma anche lì sono un po' troppo nel tecnico, conviene mandarlo subito. Se clicco su send, lui adesso non lo dovrebbe mandare subito, mi fa vedere la mano della scimmia tremante che dice clicca e mandalo, quindi si assicura che sia sicuro di quello che sto facendo, che dico no, non lo voglio fare. E cancello. Basta, vi ho insegnato a mandare la mail. Vi ho parlato dei tecnicismi. Qui quello che fa la differenza è come scrivere alla gente, quanto tempo scriverli, come raccogliere le mail, eccetera, eccetera. Nel tempo avrete una mailing list sempre più preziosa, perché non sono mail a caso. Questa è gente che ha prenotato il vostro appartamento. Per voi hanno tanto valore. Quanto vale una mail? Non si sa, potrebbe valere 1 euro, potrebbe valere, ciao Stefania, potrebbe valere 10 euro, potrebbe valere 100 euro, perché se nei prossimi 5 anni questa persona continua a leggere le vostre mail e vi manda almeno un cliente, vale centinaia di euro quella mail, giusto? Quella mail, poi spalmata a tutti quelli che invece non avranno nessun tipo di ritorno, magari vi varrà 1 euro, 10 euro, però ha un valore, tanto da capire. E il valore delle mail non è proporzionale al numero delle mail, ma proprio alla qualità. Quindi avere persone che sono state da voi è estremamente prezioso. Bene, vi ho spiegato praticamente il tutto. Vi posso aggiungere velocemente un concetto che si può automatizzare tutto. Una volta che una mail è entrata, si può fare in modo che gli arrivi una mail automatica. Per esempio, se siete un property manager, una volta al mese. Troppo. Troppo una volta al mese, però facciamo finta che sia una volta al mese, in automatico vi mando una mail una volta al mese diversa ogni mese. Per esempio, facciamo che decidete di mandare una mail a stagione, bassa stagione a gennaio, una ad aprile, una a settembre, una a dicembre, ok? In ogni mail preparate già l'argomento, dicendo, prenota a gennaio, prenota le tue ferie estive con noi. E così automatizzate tutto perché quello scopo è non perdere il suo tempo, anche, no? Quei classici time sync, cioè se ti piace, ci giochi, rischi di perdere un sacco di tempo e di non portare risultati. L'automazione può essere molto importante. Se avete grossi numeri di mail, vi consiglio di affidarvi a persone che lo sanno fare, lavorarci molto vicino, fare loro l'esecuzione, però dare voi il feedback sul tipo di cliente che avete. Basta, è un'introduzione, ok? Spero che sia stata interessante, se avete domande sono qua, altrimenti possiamo continuare a sentirci nei vari canali Trips e non Trips. Aspetto un minuto per vedere se qualcuno ha domande. Vi ho solo leggermente, proprio leggermente introdotti ad un argomento, ad un intero sistema di creazione di ritorni in un certo senso. Quel poco che vi ho spiegato in realtà vi basta già per cominciare. Okay? Poi da qui a lì, da qui a essere professionali ne passa molto. Oh, scusate, non vedevo le mail. Allora. Ecco, GDPR dovete andare nei settaggi, Cristina, e attivare GDPR. Poi da qualche parte dovrebbe esserci, se non riesco a tornarci, l'opzione di aggiungere GDPR, di GDPR. MailChimp, allora Chiara, ti rimando il link a MailChimp. Non ho visto le ultime domande, quindi parlavo. Ecco qua, questo è il link. Quindi questo è per Chiara. Non c'è in italiano, ma non puoi fare, a meno che la tua clientela non sia solo italiana, non puoi fare una mailing list
senza destreggiarti in inglese. Danilo, si può personalizzare l'email inserendo il nome del cliente? Allora, fammi vedere, perché si può, devo capire dove. In GetResponse lo faccio, sicuramente anche MailChimp, devo capire se si può fare nella versione gratuita. Vediamo, la domanda è pertinente. Mi pare di sì, perché io la usavo e vediamo, la facevo con la mail. Allora, vediamo dov'è il nome. Personalizzazione. Facciamo prima a cercare. MailChimp. Personalization to field, eccolo qua. Forse l'hanno tolto nelle versioni gratis. Ripeto, io non uso questo e quindi non so tutto. Merge tags. Si chiamano merge tags. Vediamo dove si trovano. Vabbè, bisogna studiarsela un po', si può sicuramente fare, quindi ti rispondo solamente così per il momento. Ok. Allora, Massimo che vuole vedere il video, se la registrazione ha funzionato bene lo troverai online, manderò una mail, ok? A Luca ho già risposto sopra, potrei sentirti il video. Sì, puoi recuperare le mail chiedendo permesso col GDPR. E ragazzi, GDPR l'hanno messo l'anno scorso, se non sbaglio. Prima non c'era, non è che qua da GDPR in poi tutte le mail vecchie le aziende le hanno buttate. Hanno aggiornato, quindi hanno chiesto il permesso. Ok? Ah, perfetto. Margherita conferma che il nome, la presentazione si può fare anche gratuita. Perfetto. Domanda di Carmela. Una volta caricata la mail list, capisco che manderemo una mail ai singoli clienti per chiedere loro se possiamo inviargli mail, che se ho capito bene devono accettare o non accettare, ma di sicuro in tanti non risponderanno. Quindi ciò vuol dire che quelle mail non potranno più essere utilizzate per scopi pubblicitari, quindi rimosse dalla lista. Domanda molto gray area, okay? In realtà qui non ti so rispondere a norma di legge. Dipende come le raccolte, ok? Io direi tu fai la domanda nella prima mail e no, perché non vuole dire una cosa illegale, insomma, no, non lo so. Sicuramente se tu mandi la mail, come dicevo prima, anche a chi poi non risponde, perché magari non apre la mail, non clicca, gliene mandi poche, questa è gente che si è iscritta già, non sono email spammose, ok? Non è gente che tu hai comprato la mailing list a qualcuno e non è interessata, quindi è altamente improbabile che ti faccia storie. E al massimo quello che deve fare è cliccare su cancellati. Loro erano già in una mailing list. Se poi vuoi rischiare zero, devi mandare sta mail e solo chi ti accetta entra nella tua mailing list. Ok, scusate, è arrivata una telefonata e mi ha bloccato tutto. Si spegne il telefono, no? Ok, quindi dovrei approfondirci questa cosa. Insomma, dubito che tutte le aziende che avevano decine o centinaia di migliaia di indirizzi email si siano buttate via questa cosa preziosissima. Ok, spesso quando torni nel sito ti chiede l'approvazione. Insomma, approfondisci, vai e dici tu: I am not a lawyer. Basta, io ho finito quindi. Vi ringrazio, non vedo altre domande e manderò il video online se funziona e basta. Alla prossima. Ciao ciao a tutti.